Salve gente, sono Larus, qui su ROM 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata abbiamo conquistato tutta l'Illiria, o meglio, Iader, e quindi abbiamo completato la conquista della provincia illirica. Quindi ho deciso di avviarmi alla conquista della Pannonia, nel dubbio, perché non sapevo bene che cosa dovevo conquistare dopo. Dovevo spostarmi perché o vado in Italia, o vado in Magna Grecia, o vado in Asia, o vado, non lo so, in Dacia, per esempio. Devo ancora decidere. Un po' sul da farsi, però la Pannonia credo che sia una buona cosa da conquistare, quindi direi di partire subito per la Pannonia. I 10.000, oltretutto, il generale ha bisogno di essere aumentato in abilità. Ha ambizione a 2, non so che cosa serve l'ambizione, però è la gravitas alta. Diamoli comandante di livello 2. Intanto, la furia di Atena la miglioriamo. Che aumentiamo le armature. Le armature servono più che altro con... No, no, non volevo congedarti. Servono più che altro con... nel combattimento a distanza. Più che altro quando ti arrivano i colpi di missili, tipo frecce o giavellotti, oppure anche sassi. Più è l'armatura alta, più hai più possibilità di incassare colpi senza morire. Poi c'è la nuova meccanica, tanto questa unità qua di giavellotisti non mi serve. Poi c'è anche la nuova meccanica degli scudi, che distruggi gli scudi e poi dopo distruggi l'armatura e poi dopo l'ammazzi, ed è un casino. Io non l'ho tanto, non è che ho capito bene tanto questa meccanica, ve lo dico subito. Quindi vado un po' così a muzzo. Tento di capire, faccio finta di capire. E quindi, con la furia di Atena, muoviamoci ad Elminium. E dopodiché, da Elminium, attaccheremo questi ribelli. Abbastanza velocemente, non ci dovrebbero dar troppi problemi, però meglio che gli annientiamo subito. Intanto, con la nostra flotta, che sta qua davanti, voglio sbaragliare per una volta per tutte questi RDA che erano rimasti. Si ritirano, e ve lo dico subito, lo dico, non farò la battaglia in sé, farò risoluzione automatica, perché lo sapete che io nelle battaglie navali non sono assolutamente bravo, almeno non in questo gioco. E ok, uccidiamo gli ultimi prigionieri. E Isidoro, l'ammiraglio, è aumentato di grado, molto bene, diamogli l'abilità ammiraglio, appunto. E quindi tutto a posto. La paura di Deimos con il suo eroe Giacinto deve aumentare di grado, gli do modello, che così aumenta l'autorità di 1, meno 10% al costo di esecuzione di tutte le azioni e più 5% alle probabilità di successo critico in tutte le azioni. È una buona cosa. Molto buona, anzi devo dire. E quindi muoviamoci sempre in questa regione qui per poi dopo assaltare queste regioni della Pannonia. Tutto qui ho anche delle baliste, quindi dovrebbero servirmi. Intanto con questa flotta qui vado di pattuglia, così in modo che riduco la pirateria in zona e aumento gli introiti. Intanto io direi di fare qui serbatoio d'acqua. Ma forse una fontana. Una fontana va meglio. E direi di fare invece qui una distesa erbosa, che così aumentiamo un po' il cibo. Con la nostra Teofane. Ti ho detto che si chiamava Teofane, non mi ricordo. Intanto diamogli la tavola maledetta, che dà uno più all'astuzia. E come abilità mettiamo agente, più 5% di successo critico in tutte le azioni. Vediamo se riusciamo a uccidere il generale nemico. Molto improbabile, però proviamoci. Fallimento tempestivo. Il fallimento tempestivo sarebbe che non sono riuscito a fare la mia azione.
Però almeno, devo dire che posso comunque salvare il mio personaggio e guadagnare anche un po' di esperienza. Cirene, che non so chi sia. How can I serve Ah, you? sì, la mia nobildonna è aumentata di grado e gli do l'abilità dignitario. 1 più autorità più 5% probabilità di successo critico in tutte le azioni. È una buona cosa anche questa. Quindi, torniamo. Il mio piano attualmente di conquista del mondo è sbaragliare le tribù della Pannonia. Non dovrebbe essere troppo difficile, però non prendiamoli sotto gamba. E poi dopo magari sto pensando che forse è meglio andare nella Cisalpina. Per poi dopo preparare uno sbarco navale a Brindisi e la discesa in Italia magari. Perché i romani, sto pensando che... The sword was drawn. Trattato di pace no. Sto pensando che i romani sono una fazione molto potente, sia all'inizio che alla fine, ma alla fine specialmente. Se tu li lasci lì, che si riescono a creare la loro unità d'élite, io che ho lance, che alla fine i greci, tutte le fazioni elleniche hanno degli opliti, ovviamente possono sì un po' farcela, però nel duello uno contro uno, se tu metti una statua contro un oplita, non ce la puoi fare. Quindi è un po' così. Quindi voglio subito andare, scendere in Italia, appena ho la possibilità, e distruggerli. Sì, comunque la statua l'hanno nerfato, tutte queste cose qui. Però, se dopo aumenta di tecnologia il romano, riesce a creare anche delle caserme molto importanti. Qua non ce ne sono. Strano, forse questa qua è una caserma. Oltretutto sono anche un po' infelici. Chissà che cosa li prende. Comunque, se hanno tutte queste caserme che riescono a creare unità d'élite, non li fermi più. Non li fermi più. Non ce la fai. Quindi, meglio sbrigarsi un po'. Andiamo a distruggere i ribelli. Non dovremmo avere troppi problemi, però comunque sono ribelli e sono il dell'Illiria, quindi sono carini Vabbè. Abbiamo la Furia d'Atena, che credo che sia uno dei miei primi eserciti, contro ribelli. I ribelli dalmati. Che dire? La tattica di battaglia, io guardo un po' che la mappa è tutta abbastanza statica, due di cavalleria o due di cavalleria, però credo se cavalleria leggera forse posso vincere. Però non cerco lo scontro tra cavalleria. Cerco più che altro lo scontro qui dopo. Tanto le mie cuffie stanno facendo uno strano rumore, non so se lo sentite anche voi in video, spero di no. Comunque non voglio cercare lo scontro tra cavalleria, voglio cercare lo scontro tra falangi contro unità di nemico normali. Il meteo è a posto, attacco da nord, sono un po' avvantaggiati, sicuro loro staranno in questa zona qui, quindi bene. Teniamo la falange in mezzo. Gli arcieri immediatamente dietro. Così. Però questa volta voglio attuare una cosa un po' diversa. Gli oppliti li tenevo sempre dietro an come anti-accerchiamento. Però adesso voglio tenere solo più uno oplita dietro e altri gli altri oppliti per fare altri accerchiamenti, o meglio anche coprire il fianco. Voglio vedere un po' come va. La falange ovviamente bisogna tenerla tutta statica. Non... Oh mio Dio, sono andato troppo sottoterra. Un po' statica, qua c'è un... Che cos'è? Un albero distrutto davanti ai miei uomini, però. Lasciamo General! stare. Generale lo lascio qui. E la cavalleria la lascio un po' nel boschetto. Dovrebbe essere la classica battaglietta statica, però comunque vediamo un po' come va. E continuiamo ad andare avanti. Intanto, con la cavalleria, muoviamoci sul fianco. Lo utilizzo solo per scouting. Anche per contro qualche manovra di accerchiamento. La cavalleria è abbastanza buona per questo. Qui c'è un po' di cavalleria nemica. Cavalleria illirica. Di grado argento 1. Quindi
Lasciamoli stare. Non voglio cercare poi dopo il confronto. Vediamo un po' che cosa vogliono fare. Advance at speed. Intanto mettiamoci un attimo così, in modo che così riusciamo a guardare in faccia il nemico. Ah, ho anche messo una nuova mod. Commander, non mi ricordo in particolare qua. Aspettate. Ah sì, adesso ricordo. Ho messo una mod che toglie le abilità dell'unità. Avete presente tutte quelle abilità abbastanza noiose? Devo dire che non è che mi piacciono troppo come abilità. Tipo prepararsi per la falange, oppure tutte quelle abilità che sono tipo scatto, usa la frusta. No, credo che usa la frusta ci sia ancora. Però tipo tutte queste abilità qui che non sono di formazione, sono anche delle abilità che secondo me sono molto inutili e rendono più che altro un gioco come ROM 2 tipo un gioco come StarCraft, che oltretutto non sono tanto amante di quei tipi di giochi RTS. Così, io non sono tanto l'amante degli RTS, però anzi tutto il Total War in generale mi piacciono abbastanza. Qui la cavalleria vuole fare una carica sul fianco. Con i nostri Hopliti ci spostiamo sul fianco anche qui. Sono riusciti a passare in mezzo, però. E ok. Muoviamoci sul lato con le picche. E con gli Hopliti dietro il nemico. E con la cavalleria attacchiamo dietro. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Ispiriamo qualche unità di arciere. E utilizziamo l'abilità di abbassare il morale al nemico. Contro il nemico, ovviamente. Contro il generale. Io ho lanciato un po' a muzzo, però comunque a grosso modo in quella zona. Ah, io consiglio una cosa. Per le cariche di cavalleria, io consiglio spesso di non lanciare tipo una carica con tutte unità di cavalleria nello stesso punto. Io consiglio tipo di lanciare cariche a frequenze diverse, perché sennò cosa succede? Che la tua cavalleria si scontra con quella tua, appunto, e quindi annulla il bonus della carica. E la cavalleria è solo carica, ve lo dico, lo sapete anche già voi. E quindi se perdi il bonus della carica, la cavalleria come difesa non ha tantissimo, e quindi hai sprecato, diciamo, una carica. Quello che consiglio è lanciare prima una carica con una cavalleria, in modo che così tira un pugnazzo contro il nemico e fa male. E poi dopo consiglio di continuare un'altra carica, però questa volta tipo alle spalle oppure da un altro lato, che così si schianta direttamente contro il nemico. È una tattica, cioè è una cosa ovvia, credo che molti di voi la sanno già, però comunque è sempre da tenere a mente se si vogliono fare comunque delle partite con tanta cavalleria. Intanto ammiriamo un po' gli scogli, tutta questa costa scogliosa. I paesaggi di ROM 2 a me piacciono veramente tanto. Forse il generale nemico è morto. Buono. Forse non raggiungono quelli di Shogun 2. Beh, Shogun 2 proprio l'ambientazione giapponese era fantastica, però comunque quella di ROM 2 sono delle ambientazioni molto belle, mi piacciono molto. Quindi ok, tutto a posto. Ok, direi che così può bastare. Una battaglia molto facile. Ho perso un po' di arcieri. Mi dispiace, a volte io spreco gli arcieri perché mi fanno qualche manovra di accerchiamento con la cavalleria. Appunto qui ne hanno fatta una che sono riuscito a contrastare in parte, però non del tutto, e mi dispiace. Però comunque i miei arcieri sono vivi e vegeti, in un turno si riprendono tutti. I ribelli dalmati dovrebbero essere stati spazzati via. Sì, guardate l'animazione faiga. Vittoria decisiva. E uccidi i prigionieri. Che così ci penseranno due volte a ribellarsi la prossima volta.
con questo esercito qui, la Furia di Atena, voglio mandare un assalto attraverso questo boschetto qui. Ci metterò tantissimo, tipo ci metterò qualcosa come 3 turni. Però intanto arriverà il nemico, questa unità qui perderà la pestilenza. E comunque non c'è male, tipo le pestilenze sono tutti cuoci, quindi lasciamo qui. Io direi magari di fare anche una fortificazione. Non possiamo farla, allora lasciamo tipo qui. Un po' di cavalleria, mercenaria, no dai. I soldi mi servono. Non li devo buttare in cavalleria, cose varie. Quindi continuiamo ad andare. Muoviamoci invece con questo esercito qui. Passiamo direttamente a dare una mano ai 10.000. E quindi torniamo. Tanto c'è, devo anche spostare la mia flotta lì dal golfo lì del Mar Ionio, di golfo di Taranto. O meglio, io non mi ricordo tanto zone geografiche. Non mi ricordo tanto. Comunque quella zona lì, al punto dove sta Taranto, lì, quel golfo. Non so come... Credo che si chiami proprio Golfo di Taranto, però... Non mi ricordo, io in geografia non sono mai stato una cima, oltretutto... Io mi invento anche i nomi delle locazioni geografiche. Oppure tipo gli do i nomi dei vecchi regni che c'erano in passato, tipo... Non riesco a dire la Bulgaria, Bulgaria, riesco a dire solo Tracia, quindi... Non ce la faccio. Ah, già che c'è il Danubio navigabile, non ci ho mai fatto tanto caso, eh. Oltretutto il Danubio è anche una mia linea di confine. Stavo pensando, poi dopo dove espandermi. Forse la Cisalpina... Sto avendo dei ripensamenti, perché comunque i Veneti possono essere veramente tosti. Ed essendo una tribù barbarica, puntano molto sulla cavalleria e sulle spade. Sì, un'alleanza difensiva con Rodi è una buona cosa. Perché più che altro voglio rendermela... Mio Dio, tutte queste cose qui. Più che altro Rodi voglio rendermela uno stato cliente. Intanto qui c'è anche il colosso. Non l'ho mai notato, qua il colosso. E quindi vediamo un po'. Popolazione ispirata in Tracia. Tratto acquisito da Cirene, che è severa. Costruzione completata in distesa erbosa. Lì ha la rissa. E gli aiutanti aumentano. Un orafo, orafo, non mi ricordo come si pronunci. Però comunque per sempre la mia nobildonna. Muoviamoci. Sono un po'. Non sono pochi. Tanto per sempre questo campione ammettiamo. Campione, che così aumenta la capacità di movimento sulla mappa. Ed è una buona cosa, la capacità di movimento, non sottovalutatela. Una cosa importantissima. Io direi di fare qui un forte. Per questo turno, nel caso se ci attaccano, possono sempre attaccarci da qualche lato. E quindi andiamo avanti così. Ricerchiamo un po' il deposito centrale del grano che... Diminuisce il 40% alle perdite dovute all'assedio, che è tanto, eh. Tanto tanto, è 40%. Troppo forse, un po' troppo. Muoviamo la spia in posizione, prima che mi dimentichi. Diamo anche la modalità pattuglia alla nostra ammiraglia lì, la nostra nave che sta in quella zona lì, non mi ricordo come si chiama. L'ho detto prima, però non mi ricordo. Quindi... Oltretutto, filosofia, la filosofia è la musica più sublime. Sì, perché no? È una buona cosa la filosofia, non ho guardato i bonus, però. Comunque, lasciamo la filosofia. Tanto i romani mandano sempre ste flotte avanti e indietro, non so che cosa vogliono fare. Forse si danno, fanno un po' di esercizio fisico, vanno avanti e indietro, tipo... Noi romani siamo cazzuti. Cazzuti, cazzuti. I selesudici come se la passano? Non lo so. Credo che siano in guerra col Ponto. O con i Parti. Tanto in guerra col Ponto, con i Parti, con l'Egitto, con la Macedonia, con tutti.
I Seleucidi sono quelli che mi pare che partono con il regno più grande, o forse l'Egitto. Però comunque hanno mille satrapie. E quindi è abbastanza. È abbastanza. L'impero abbastanza grande, contando anche satrapie, crisi alimentare ad Atene. Ah, beh. Noi si è anche creata. Si sono creati i bassi fondi a Yadra. Quindi distruggiamoli. We hunger for battle. Quindi muoviamoci e assediamo Segestica. Tutte le unità qui. Mettiamole tutte più o meno nella stessa zona, che così poi in battaglia saranno tutti vicini vicini. Sarà una battaglia giganterrima. Però la voglio comunque fare. Controllo grandi eserciti, ma... Direi, continuiamo l'assedio perché intanto in un turno perdono. Quindi... meglio così, dai. Tanto, devo spendere un po' di soldi anche, mi dimentico. Spesso di spendere soldi. Adesso molto probabilmente mi attaccheranno perché... l'assedio durerà un turno a meno che... loro vogliono arrendersi subito. Però comunque non è una cosa onorevole arrendersi. Poi i barbari non si arrendono. Almeno... c'è qualche barbaro. The spirits tell us that we should offer you gold. We do not argue with spirits. Mi ha fatto ridere che ho detto. Secondo me i barbari non si arrendono. Mi chiede se mi dà anzi 7000 di oro in cambio di trattato di pace. Troppo facile. Non mi piace fare le cose troppo facili, eh. Quindi, lasciamo stare. Non va bene, però. Non va bene, non mi piace. Ho anche, tipo, questi eserciti qui a caso. I Cimmeri stanno conquistando un po' tutto. Mi pare che sono anche di cultura ellenica, eh. Se non sbaglio. Perché sono di quella regione... che, prima sto dicendo che non mi ricordo i nomi delle regioni, è vero. Quella regione lì. You are wise enough not to sit idly upon the bank. Sì, alleanza militare con Rodi, sì. Oh. Ah, che triste, mi è morto un generale, che era oltretutto un ammiraglio. Cioè, il capo fazione mi è morto. Io prendo... magistrato? O uno statista, va, dei magistrati. Una... trireme con scorpione, sì. Abbiamo conquistato Segestica. E occupiamo, perché no? Why not? Ready for orders. E attacchiamo tutti quanti. Ovviamente andiamo lì di vittoria automatizzata. Perché è dato fallimento tempestivo? Non lo so. Poi ci diamo i prigionieri. E comunque, vediamo chi è il nuovo re. Sì, vediamo chi è il nuovo re. Anzi, chi è il nuovo comandante di Atene, il nuovo dittatore. Io sono sempre il dittatore di Atene, ricordo. Matrimonio. Facciamo matrimonio con sto qui che dopo farà parte della nostra fazione. Cioè più avanti. Facciamo matrimonio con tutti, dai. Tu sei anche un ammiraglio, però. Io ti corrompo.
Così è entrato a far parte dei nostri. E assicuriamo anche una promozione. Così ho ristabilito il potere. Bene. Quindi muoviamoci un po' qua a sud per vedere che cosa hanno qui. Invece sti qua hanno un esercito niente male. Vediamo di fare un sabotaggio. Molto bene. Ok, Teofane ha aumentato la propria abilità. Quindi vi do spia, che ha la possibilità di sfuggire agli agenti nemici. Ed è una ottima cosa. Ottima, buona e giusta. E anche casta. Quindi i 10.000 li lascio un attimo riposare. La paura di Deimos e i... come si chiamano? E la furia di Atena. Dopo la... tutti e due li manderò giù. Contro questi qui. Però alla prossima puntata. Perché in questa puntata non ce la faccio. Gli do formidabili lancieri. Vediamo un po' com'è fatto il loro esercito. Sono tutti picchieri. Quindi esiste formidabili picchieri. O qualcosa del genere. Ah, possono fare battaglie notturne. Direi barbari oppressori. Che così dà più forza, più morale contro i barbari. E adesso andremo solo contro i barbari. Quindi è una buona cosa, è una buona cosa. Una buona... sì, proprio buona. Quindi andiamo qui, fuori di Atena, poi dopo aumentiamo l'abilità generale, diamoli. Temperanza. Che dà 2 più allo 0, zelo, e meno 10% al morale di tutte le unità nemiche. Ed è una buona cosa, quindi sarà un esercito con un buon morale e abbasserà oltretutto il morale nemico, quindi... con le picche il morale importante. E con le picche è importante abbassare il morale nemico. Quindi sarà un esercito abbastanza tosto, eh. Tosto. Quindi preparatevi alle peggio cose, barbari. Preparatevi alle peggio cose, perché l'Arus sta arrivando. E oltretutto i greci sono arrabbiati. E noi siamo arrabbiati. Però sto pensando anche altre cose. Ma una volta conquistata la Pannonia, una volta conquistata l'Italia tutta, cioè, che mi sa che andrò di sicuro contro l'Italia dopo. Ah, dopo dove posso andare? Facciamo una cosa per volta. Chissà anche se riuscirò a finire questa serie. No. Un accordo commerciale assolutamente no. Perché? Perché io li sto prima. Quindi no. Ok, hanno scoperto il nostro Teofane. Altra crisi alimentare. Mannaggia. E faccio allora tutti questi campi di grano. Tanto che ci siamo. Intanto dichiariamo guerra. Qui appena possiamo. Uccidiamo questo signore della guerra. Anzi, manipoliamolo. L'abbiamo ostacolato, anzi. Well met, friend. Satan let your words move me to anger or agreement as you wish of them. Guerra dichiarata. Molto bene. E quindi prepariamoci alla guerra, appunto. E ok. Tutto a posto. Direi adesso ricercherò un po' di filosofia. Astronomia, va. E quindi, per questa puntata è tutto. Ci sentiremo alla prossima, gente. E andrò a conquistare questa
città che è abbastanza grande, Singidun, capitale della Pannonia, che così avrò tutta la mia Pannonia, sarò abbastanza contento. Sarò contento. Quindi ci sentiamo alla prossima, gente, dall'Aerostito. Ciao!